Guarda, ti riporto tre leaks che possono essere interessanti da visualizzare. Possono essere semplici e ricordare alcune cose che faccio nei fraseggi, se ti piacciono, ti interessano. Diciamo che non sono proprio esattamente quello che suono, perché quello che suono fanno parte di alcune tecniche un po' più complesse, un po' più avanzate, riguardano gli hammer and pull off. Però in questo caso il pull off senza hammer on lo vedi un po' più alla Jimmy Page, un po' più alla Hendrix, in vecchia maniera. Primo leaks che vediamo, io guardo un altro monitor, però lo vedi qua sopra. In questo caso vedi, è fatto in una tonalità nella quale poi, ad esempio, adesso lo sposto avanti di un tono, sia in G nella tonalità nella quale parliamo, e ovviamente parliamo della scala pentatonica minore. In questo caso lo vediamo in questo modo. Ok, per cui questa diteggiatura e la chiudiamo anche con bending, non è importante che sia tremolo o bending. Ok? Poi possono esserci mille varianti, non è un problema. L'importante è capire il feeling di come noi suoniamo questo tipo di, e con quale tipo di intensità suoniamo questo tipo di fraseggio. Vedi che adesso sono andato molto leggero, ma sul time. Questa divisione me la sento già nella testa, no? Io ad esempio qui non userei. Vedi che questa è la divisione con un dito, io uso indice e anulare. Ma già qui utilizzerei per accelerare hammer and pull, in questo modo, no? Però si parla di una cosa un po' diversa, per cui in questo caso però ci interessa relativamente, è per innanzitutto comprendere un attimino i fraseggi. Caso invece possiamo aggiungere, lo vedi, ho bisogno di aprire un attimo per visualizzare meglio. Ok, qui invece andiamo ad aprire un contesto un po' più in profondità di bending, lo vediamo in posizioni anche diverse. Qui è semplicissimo, nel senso che diamo, qui viene fatto vedere in questa posizione, nel senso che sempre in G. Portiamo a intonare, per cui 15, 16, 17, 18, la stessa. In questo caso lo sposta di un quarto, no? Possiamo portarlo anche all'intonazione. Ok, per cui sia qui, qui, qui. Qui è interessante cercare anche di portarlo in vari settori della tastiera, in modo tale da dire bene. Vedi che noi spostiamo tranquillamente sia questa diteggiatura. E la intoniamo. Questa cosa dell'intonazione delle note sul discorso dei bending è una cosa che, di cui noi parliamo molto spesso nei nostri incontri a scuola, nei nostri incontri, seminari, eccetera. E soprattutto anche qui. Ok, per cui soprattutto in queste parti, nei tre settori di corda sotto i cantini, lo facciamo. In questa, ad esempio, invece, fraseggi. Ma qui parliamo di una divisione un po' più difficile da innestare, però te la faccio vedere, te la propongo, ecco, guardala pure. Qui la divisione la vediamo in questo modo. Vedi
vedi che ci sono dei sedicesimi, c'è un ottavo col punto, il sedicesimo non è una sincope, perché abbiamo visto già anche in passato su un Bono, non ricordo, un Diagostini per drummer, le varie divisioni, le sincopi, eccetera. E molto spesso io uso questo tipo di divisioni per dare delle, non aritmie, per dare delle, delle diversità nei fraseggi, soprattutto ad alta, ad alto, ad alto time, per cui nel senso, per dare un po' di creare tensione non armonica ma di time, queste divisioni possono essere molto interessanti. Cambio chord, cambio chitarra, ti faccio sentire un esempio magari un po' più che rende l'idea di come possiamo utilizzare questi fraseggi.